Sì, allora siamo con l'assessore Fabrizio Risso che oggi mangerà alla mensa della scuola primaria di Largo Ghiglia, dove nei giorni scorsi era stato trovato un topo. Ecco, assessore, che cosa è successo? Ma sì, intanto oggi siamo qua come amministrazione comunale per rassicurare tutti i genitori sulla portata dell'evento. È stato ritrovato un piccolo topolino, quindi non un topo grande, ma un piccolo topo, all'interno di una delle trappole previste dal piano di HCCP. E quindi volevo semplicemente con la mia presenza rassicurare tutti quanti che sulla tranquillità della situazione. È stata fatta subito dopo il ritrovamento una opportuna sanificazione, è stata fatta il giorno dopo e oggi ne è stata fatta un'altra ancora più larga scala, e quindi la situazione è assolutamente sotto controllo, non ci sono criticità e la presenza vuole appunto manifestare che oggi mangeremo qua insieme a tutti i bimbi che sono rimasti. Ci sono alcuni bimbi che hanno preferito, quindi alcuni genitori che hanno preferito non far mangiare i figli. Io mi auguro che da domani tutto sia rientrato, domani pomeriggio incontrerò i genitori per dare ulteriori elementi e questa sera in consiglio comunale darò delle spiegazioni. Il problema è che purtroppo questo evento è stato concomitante con la chiusura della scuola nei giorni di giovedì e venerdì e quindi si è creato, come dire, un vuoto informativo. Però volevo appunto dire che quando si verificano queste situazioni la SERS, cioè la società del comune che gestisce le messe scolastiche, opera nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, quindi procede, quindi non si deve neanche porre nessun tipo di allarme, perché quando si verificano queste situazioni la società procede con le sanificazioni, con le disinfestazioni. Però si è parlato di un topo in decomposizione. No, in realtà non era un topo in decomposizione, era un topino molto piccolo, era probabilmente con i lavaggi della cucina che frequenti, probabilmente un po' di acqua probabilmente è entrata nella scatola e ha fatto, come dire, accelerare i tempi della decomposizione, ma non era sicuramente lì da tanti giorni, quindi non, anche perché comunque la società deve entro determinati tempi sempre verificare tutte le trappole per verificare se c'è qualche topo, quindi da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare tutti e oggi, come ribadisco, mangerò molto bene qui alla messa scolastica. Grazie. Grazie.